Buongiorno amici, ben ritrovati su Radio R9 con un'altra puntata di Buongiorno Marcuzzo in questo mercoledì 12 di ottobre 2016. Siamo pronti per iniziare una nuova puntata in compagnia di un altro ospite che ci è venuto a trovare, con il quale faremo una chiacchierata sulle notizie sia d'attualità ma anche che riguardano il nostro territorio. 12 di ottobre è una data importante perché ricorre l'anniversario della scoperta dell'America, no? Quindi 1492, esattamente 524 anni, come 524 sono state le preferenze che hanno portato ad essere amministratore del Comune di San Benedetto Andrea Traini. Buongiorno a tutti. Buongiorno Andrea, assessore al bilancio, alle politiche ambientali, sviluppo sostenibile, parchi e giardini, decentramento e partecipazione del Comune di San Benedetto del Tronto. Esattamente. Ci ho lasciato qualcosa? No, le ho dette tutte. Allora Andrea, ciao, grazie per aver raccolto il nostro invito. Iniziamo subito la nostra chiacchierata, sì. Quindi i giornali di oggi aprono tutti quanti con la notizia del decreto che è stato fatto ieri dal Consiglio dei Ministri, quindi ieri c'è stato l'incontro tra Renzi e Della Valle per l'insediamento produttivo che l'imprenditore marchigiano vuole comunque fare sul territorio di Arquata del Tronto, e oggi è uscito finalmente questo decreto che comunque destina importanti risorse alle zone terremotate. Quindi si parla dei primi 300 milioni di euro, che poi altri 4,5 miliardi saranno messi con la finanziaria, con la legge di stabilità, quindi comunque un impegno importante da parte del governo. Così come l'impegno da parte del Comune di San Benedetto è stato importante, perché ricordiamo agli amici che voi state già ospitando oltre 400 persone provenienti. Sì, fin dal principio noi come amministrazione abbiamo ritenuto opportuno, oltre che necessario, dare una mano proprio per tutte queste popolazioni che si sono trovate dopo la notte del 24 di agosto senza un'abitazione, senza un riferimento, senza nessun aiuto concreto, perché poi quello che è stato minato in realtà è stato proprio l'aspetto sociale di queste persone. Quindi noi abbiamo cercato in tutte le maniere, così d'accordo con la Protezione Civile e con tutti gli altri enti preposti, di mettere a disposizione quello che erano le nostre strutture, ad esempio la vecchia scuola Cursi, dove di fatto adesso si è spostato il comune di Accumoli, e poi in sinergia con anche gli albergatori, i quali si sono resi disponibili ad ospitare diverse persone, alcuni di Accumoli, alcuni di Arquata e anche qualcuno di Amatrice. Come dicevo, quello che manca di più a queste persone a distanza di un po' di tempo, anche perché poi c'è la fase di realizzo, no? Dopo la fase di shock, è quello insomma del sociale, del vissuto quotidiano, che inevitabilmente, certo, viene reciso per questioni che sono, diciamo, sovraordinate a noi, se vogliamo dire. Quel senso di comunità che comunque è minato da. Esattamente, quindi magari in alcune zone, in alcune realtà si è cercato di, laddove possibile, di ricreare, fra virgolette, una vita normale, ma chiaramente non è possibile farlo al 100%, però laddove possibile l'intenzione è proprio questa, quindi di intervenire il prima possibile. Vedo appunto, noto con piacere insomma, che già sia stato emesso questo decreto da parte del governo, abbiano stanziato già somme importanti. Chiaro che a parte questa fase iniziale bisogna stare sul pezzo, come si suol dire, nel senso non dimenticare tante iniziative e tante situazioni che devono essere affrontate quotidianamente. Poi tra l'altro molte associazioni, molte persone si sono attivate in prima persona appunto per cercare di raccogliere fondi, per creare iniziative e quant'altro. Quindi proprio c'è stato un richiamo anche che è andato al di là di quello che potevano essere le aspettative. Quindi, infatti, la settimana scorsa abbiamo ospitato l'assessore del comune di Grottammare, Daniele Mariani, sì. Presentavamo un po' l'iniziativa che c'è stata giovedì scorso di beneficenza, e proprio commentavamo come sono state tante le iniziative sul territorio sin dai primi giorni dopo il sisma per la raccolta viveri e quant'altro, ma poi tutto l'impegno che comunque il territorio sta mettendo per, come dicevi tu, non abbandonare queste comunità. Assolutamente, anche perché fin dal principio il Comune di San Benedetto aveva messo anche a disposizione il palasport, proprio per fare insomma da punto di raccolta e smistamento di tutti questi beni che arrivavano, beni non deperibili, erano richiesti in particolar modo proprio per poterli conservare di più, poterli distribuire, e lì si è vista tanta gente che si è messa a disposizione, anche cittadini, anche e soprattutto molti ragazzi che hanno prestato la propria opera volontariamente, dedicando del tempo agli altri, e questo effettivamente è stato lodevole, perché poi è stato fatto in maniera disinteressata, lo hanno fatto perché lo sentivano, perché evidentemente queste popolazioni meritavano questo
questa attenzione e perché poi tutti vorremmo risolvere le tante problematiche legate al nostro territorio, perché poi alla fine il nostro territorio è un territorio fragile e ogni tanto la natura ce lo ricorda. Quindi noi dobbiamo un attimino essere obiettivi sulle cose, andare al di là dei campanilismi e cercare di affrontare nel miglior modo possibile quelle che possono essere le peculiarità e soprattutto le criticità. Andrea, tu parlavi di volontari, parlavi appunto dell'impegno e proprio per questo mi piace ricordare come il prossimo 15 di ottobre verranno premiati proprio i tanti volontari, tanti giovani che si sono messi a disposizione con il Gran Pavese Rosso Blu. Sì, ma la massima espressione, il massimo premio che la città di San Benedetto del Tronto riconosce normalmente delle personalità che si sono distinte del territorio, ma in questa occasione si è ritenuto opportuno appunto dare il giusto riconoscimento a tutti quei volontari, a tutte quelle persone che si sono rimboccate le maniche e hanno magari sospeso le proprie attività oppure hanno dedicato semplicemente del proprio tempo a questa emergenza che è ancora tale, a dir la verità, però è chiaro che è stato fatto comunque tanto. C'è tantissimo da fare, però non dobbiamo dire, è giusto riconoscere insomma che è stato fatto tanto. Allora Andrea, noi adesso diamo spazio alla musica, quindi ci ascoltiamo questo pezzo di Ligabue, Piccola Stella Senza Cielo, e poi torniamo a continuare a parlare dell'amministrazione di San Benedetto e delle cose che vanno e di quelle che magari vanno un po' meno. Eccoci di nuovo in studio con la nostra trasmissione Buongiorno Marcuzzo in questo mercoledì 12 di ottobre. Siamo tornati in compagnia di Andrea Traini, assessore al bilancio del comune di San Benedetto del Tronto, con il quale abbiamo iniziato a chiacchierare un po' di quelle che sono le notizie nazionali. Altra notizia importante, Andrea, che mi piaceva commentare con te, era purtroppo ieri è crollato un controsoffitto in una scuola, quindi uno dei problemi principali delle amministrazioni oggi sono quelle della sicurezza degli edifici scolastici, non soltanto legate al sisma ma anche per edifici fatiscenti. San Benedetto com'è messa da questo punto di vista? Noi sul discorso sicurezza scuola, chiaramente dopo i tristi eventi di fine agosto, sono tornati alla ribalta in maniera preponderante, ma io dico pure giustamente, perché poi alla fine la tutela delle scuole e degli impianti sportivi dove praticamente vengono frequentati soprattutto dai minori, è chiaro che bisogna avere un occhio di riguardo in più. Noi come amministrazione siamo intervenuti fin da subito, abbiamo cercato e trovato delle somme per sistemare la scuola di Via Ferri nella zona San Benedetto Nord e poi adesso è stata inaugurata all'inizio proprio dell'anno scolastico il secondo piano della scuola, delle nuove scuole corsi dove c'era l'ex tribunale per intenderci. Chiaramente sono stati fatti dei miglioramenti per quanto riguarda la scuola di Via Ferri, sono stati stanziati 230.000 euro. Questo praticamente è un primo intervento che si farà, un primo step per il miglioramento dal punto di vista sismico, mentre invece la nuova scuola Cursi, proprio mi dicevano i tecnici che in quel caso si può parlare di adeguamento sismico proprio con tutti i crismi attualmente. Chiaramente noi vorremmo sistemare, allora tutto quando nel miglior modo possibile. Chiaro che gli edifici sono tanti, abbiamo fatto fare dei sopralluoghi ai nostri tecnici e criticità particolari non ce ne sono. Chiaro che vanno comunque sia sempre vigilate, perché poi alla fine l'importanza di avere sotto controllo il patrimonio scolastico e poter garantire e far star sereni i genitori e quindi la cittadinanza è fondamentale. Ho letto l'articolo insomma sul giornale di quella scuola occupata lì a Torino, chiaramente questo desta un attimino della grossa preoccupazione, perché poi magari se questo poi avviene, lì probabilmente non è avvenuto per questioni sismiche, lì proprio la questione strutturale, anche perché il Piemonte non credo sia tra le regioni particolarmente sismiche. Anzi, sembrerebbe che fosse una scuola che era già stata controllata e quindi questo è ancora più grave, tant'è che dovrebbe partire un'indagine ministeriale. È chiaro, lì ci sarà un'indagine ministeriale probabilmente anche della procura. Certo. Quindi è chiaro che noi possiamo dare l'indirizzo politico affinché ci sia una vigilanza continua e ci dobbiamo affidare a dei tecnici specializzati i quali sulla base appunto dei sopralluoghi, dei controlli e quant'altro possono certificare o meno lo stato di salute di quegli immobili. Io stesso una bimba piccola che va a scuola qui all'Alfortville, che è una delle scuole di San Benedetto, è chiaro che anch'io come genitore voglio star sereno e tutto quanto. Quindi noi come amministrazione vogliamo appunto tenere ben presente questa cosa e ci stiamo già lavorando, insomma, ci siamo attivati fin da subito.
Certo, Andrea, parliamo di giovani, comunque parliamo di politica giovanile, non è il tuo settore, però ti chiedo comunque come amministratore il tuo punto di vista, perché purtroppo la settimana scorsa c'è stato l'episodio della ragazza 17enne trovata in overdose, ieri ci sono stati diversi arresti per uno spaccio, comunque un traffico di droga collegato a Napoli, quindi dei giri particolari che riportano un po' l'allarme in città, comunque nel nostro territorio, per questo sballo cercato a tutti i costi da parte dei giovani. Immagino che sia comunque da parte della vostra amministrazione ci sarà un impegno per cercare di arginare questo fenomeno. Sì, anche qui sta tornando in auge tutto quello che è il discorso relativo anche alle sostanze stupefacenti, purtroppo. La cronaca ogni giorno ci notizia, ci informa di quello che avviene troppo spesso anche nelle nostre strade. Quindi è chiaro che c'è un problema di sicurezza, ma soprattutto sociale, perché poi è chiaro che parliamo dei ragazzi, spesso sempre più giovani, che abusano sia dell'alcol che dal punto di sostanze stupefacenti. Noi come amministrazione cerchiamo un attimino di coinvolgere tutte le associazioni che magari hanno a che fare con i giovani e vorremmo comunque implementare i controlli in città. Noi abbiamo un problema ben conosciuto, o meglio conosciuto come la cosiddetta movida molesta, che non interessa soltanto il centro cittadino, anche se è quello che più di tutti ne soffre. È chiaro che però ci vogliono maggiori controlli da parte delle forze dell'ordine, si tratta appunto di implementare il protocollo d'intesa fatto con la Polizia di Stato, con la Polizia Municipale e quant'altro, per cercare di stare appunto qui sempre di più nelle strade, nelle piazze e poter controllare quello che succede e che avviene. Noi stiamo tra l'altro partendo con via sperimentale con l'installazione di due telecamere nella zona nord, centrale, zona del Puntino Lungo per intenderci a San Benedetto, e basta la sperimentale perché poi l'obiettivo è quello di installare in altri 15 postazioni, saranno per un totale 76 telecamere, proprio perché vogliamo dare un messaggio chiaro che la sicurezza, ma sicurezza intesa anche non solo per gli atti vandalici, non solo per la movida, ma anche e soprattutto per quello che avviene nei giovani quotidianamente, soprattutto di notte, quando magari lo sballo li porta a compiere, certo, gesti e atti che non dovrebbero essere fuori dal controllo. Esattamente. Quindi questa è l'iniziativa che stiamo intraprendendo e vogliamo portare avanti per stare insomma in maniera continua sul territorio. Ok Andrea, adesso ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, poi torniamo di nuovo in diretta e parliamo un po' del programma di mandato, parliamo di ambiente e dei temi che riguardano magari più direttamente il tuo assessorato. Quindi va benissimo. A fra poco. E rientriamo in diretta con un'altra puntata di Buongiorno Marcuzzo, mercoledì 12 di ottobre, sempre in compagnia del vostro Massimo Narcisi e di Andrea Traini, assessore al bilancio del comune di San Benedetto del Tronto. Allora Andrea, abbiamo fatto una prima parte di trasmissione dove abbiamo un po' chiacchierato sui temi nazionali, quindi legati al terremoto, all'impegno che San Benedetto sta mettendo nell'ospitale, comunque anche le famiglie provenienti dal comune di Accumuli e di altre zone terremotate. Abbiamo parlato delle problematiche legate agli edifici scolastici, comunque della questione legata un po' a questi giovani che cercano lo sballo. Adesso entriamo nel discorso più legato alla tua amministrazione, perché il prossimo 19 ottobre saranno esattamente 4 mesi dall'insediamento di questa nuova amministrazione, entrata possiamo dire un po' a sorpresa, quindi nel comune di San Benedetto del Tronto. E intanto le tue prime impressioni, perché tu già vieni da un'esperienza come presidente di comitato di quartiere, di un quartiere importante come il quartiere agrario, correggimi se sbaglio. No, sì, io ho svolto in passato per 2 volte il presidente del quartiere agrario, che è comunque un quartiere abbastanza grande, comunque molto popolato, con delle problematiche peculiari, è chiaro che soprattutto legato agli allagamenti, soprattutto legato al discorso della sicurezza, della pulizia e quant'altro, e anche quindi conseguentemente anche della manutenzione. Io non ho mai pensato che amministrare fosse semplice, per carità, tanto è vero che poi insomma mi rapportavo all'epoca con gli amministratori di riferimento con i quali insomma intrattenevo un rapporto continuo. Chiaro che andando avanti, adesso è cambiata insomma la veste che ricopro e vorrei far di tutto, non solo chiaramente per il mio quartiere, ma per tutti i 16 quartieri di San Benedetto, perché poi alla fine San Benedetto, dico sempre, inizia qui sul Ponte del Tronto e finisce a zona scuola di Rotta a Mare. Quindi per intenderci che insomma io ho fatto questo passo per far sì che magari possa essere utile
magari nelle attività, nelle iniziative che ho in mente, che abbiamo in mente come amministrazione, per insomma curare un po' di più alcuni aspetti, non perché prima magari venissero completamente tralasciati, però l'obiettivo è quello insomma di migliorare, insomma c'è sempre la volontà di stare, certo, di migliorare qualcosa. L'esperienza del presidente è stata un'esperienza importante che mi ha permesso insomma di conoscere tante persone nel quartiere e non solo, di rapportarmi anche con gli altri presidenti degli altri quartieri e vedere insomma le peculiarità che ogni zona di San Benedetto ha, chiaramente le zone collinari non hanno problemi di allagamento, questo, certo, mi sembra ovvio, però magari chi ha più problemi con il traffico, con la viabilità, chi magari con il discorso appunto della movida, chi... e quindi da questi incontri, nella cosiddetta conferenza dei presidenti, spesso venivo a conoscenza di problematiche peculiari che mi permettevano insomma di avere un quadro completo su tutta la città. Dopo le elezioni appunto che abbiamo vinto, sì, come giustamente dicevi, un po' a sorpresa, nel senso che comunque andando il centrodestra comunque essere diviso, le possibilità di vittoria erano magari un po' residuali, se vogliamo. Però noi ci abbiamo creduto fin dal principio, dico la verità, perché comunque quando uno mette la faccia in un progetto lo fa perché crede in quel progetto. Certo. Quindi infatti alla fine al ballottaggio del 19 di giugno ci hanno permesso di amministrare questa città e lo vogliamo fare nel migliore dei modi. La domanda adesso, dopo i primi 4 mesi, io posso dire questo: io sono stato nominato il 1° di luglio e dal primo giorno insomma ho cercato insomma di stare sul pezzo, nel senso che di andare nei vari uffici, rapportarmi con le persone e conoscerle, perché poi noi ci insediamo, la macchina amministrativa che troviamo era già quella che era esistente, certo, e quindi è chiaro che dobbiamo rapportarci e farci conoscere a coloro che svolgono determinati ruoli. È chiaro che sapevo fin dal principio insomma che il ruolo di assessore è un ruolo importante e impegnativo. Dire adesso se è più impegnativo di quello che pensavo forse ancora presto, è un po' presto per lei. Però posso sicuramente dire che diciamo così, che gli impegni che stiamo facendo, non solo io ma anche i miei colleghi, e che stiamo intrattenendo anche con i vari cittadini che riceviamo ogni settimana, perché ognuno di noi chiaramente ha dei giorni di ricevimento, ci permettono insomma di vedere che le problematiche sono molte di più di quelle che magari inizialmente si pensava. Uno potesse pensare, certo. Sì, che poi magari lì sono problemi di carattere generale, un po' noti un po' a tutti, e le problematiche magari un po' più peculiari di zona, di via o di quant'altro, che magari vengono riferite dai residenti di quella specifica zona, di quella specifica via, certo, soprattutto per me che magari ho la delega anche all'ambiente, è chiaro che poi lì ci sono dei risvolti sul discorso della raccolta dei rifiuti piuttosto che della pulizia delle strade, che magari vanno curati un po' di più, ma io non mi sottraggo a questo mondo, anzi vorrei risolverli. Infatti a proposito di questo, proprio oggi sul Corriere Adriatico c'è un articolo dove gli stessi residenti si lamentano di quei cittadini incivili che nel centro addirittura vanno, così come in periferia, abbandonano rifiuti in ogni angolo. No? È quindi... vero, allora sul discorso conferimento dei rifiuti è un discorso che va avanti da tanto tempo, no? Anche con la passata amministrazione, me lo ricordo perfettamente, insomma tutte le critiche, le polemiche che venivano lamentate, a volte anche per fine a se stesse, perché poi comunque è ovvio che nel momento in cui noi abbiamo un sistema di raccolta differenziato cosiddetto porta a porta, no? Per quanto riguarda almeno i privati cittadini, sì, è chiaro che ci sono dei giorni per conferire insomma, no? Per quanto riguarda i sacchi blu, i sacchi gialli, no? Quindi per la raccolta, certo, differenziata della carta, la plastica e quant'altro, è chiaro che se poi un cittadino non rispetta quel giorno e quindi mette in strada un sacchetto sapendo che quel giorno non passerà nessuno a ritirarlo perché non è previsto, è chiaro che quello rimarrà lì per 2, 3, 4 giorni. Se poi tutti o più persone comunque hanno questa condotta qui, è chiaro che poi negli angoli delle strade si creano dei mucchi selvaggi, e questo non va bene sia dal punto di vista del decoro della città, noi ci teniamo tanto al discorso del decoro, e sia soprattutto del discorso pure del rispetto delle norme che gli altri cittadini, certo, magari appunto si attengono, e questi magari non lo fanno. Non lo rispetto. Quindi noi per dire in centro abbiamo adesso modificato la modalità di conferimento, perché comunque il cosiddetto sistema delle gabbianelle è stato sostituito da un altro sistema, ossia da un mezzo che tutte le sere alle 8 posiziona dei cassonetti che rimarranno lì per in 14 punti già stabiliti, e poi dopo 4 ore vengono ritirati, di modo che insomma l'obiettivo è quello di non dare un punto di riferimento e soprattutto
far sì che questi diciamo involucri, questi sacchi non vengano appoggiati a terra, perché appoggiati a terra spesso lasciano dei residui che poi dopo alcuni giorni insomma non è un bel vedere. Quindi l'obiettivo è che mettere il cassonetto volante, così se mi passate il termine, però il cittadino può compiere direttamente dentro al cassonetto senza appoggiare nulla per terra. Quindi questo è l'obiettivo che poi potremmo estendere in futuro, però adesso ci siamo attenuti più che altro al centro città. Per il momento i dati sono abbastanza positivi, il riscontro che c'è stato, almeno insomma, per questi primi giorni che siamo partiti, non è tanto che siamo partiti con questo nuovo progetto, e l'obiettivo poi sarà anche per il resto della città di andare avanti con i cosiddetti mastelli con il chip. Quindi ogni famiglia verrà dotata di alcuni mastelli, che sono dei cassonetti, piccoli contenitori di plastica con un chip, quindi anche per l'identificazione, perché è anche giusto che coloro che rispettano le regole si attengono a quant'altro previsto dal regolamento, comunque sia dalle direttive che abbiamo impartito come amministrazione, ma anche come PC in ambiente di concerto. È chiaro che vengono, se c'è un cittadino che lo rispetta è giusto che venga premiato, se c'è un cittadino che invece non vuol ascoltare, non vuol rispettare, è giusto che poi in futuro magari potrebbero anche essere elevate delle sanzioni. Quindi insomma l'obiettivo è quello di migliorare sempre di più il servizio. Questo è un po' quello che ci premeva e mi preme. Allora Andrea, lasciamo nuovamente spazio alla regia e rientriamo, però poi parleremo di numeri, perché tu hai anche un'altra delega importante e ostica in un periodo così difficile, che è quella al bilancio. Quindi vediamo un attimino com'è la situazione di San Benedetto. A fra poco. Buongiorno Marcuzzo, entriamo nell'ultima parte del nostro programma di Radio R9, mercoledì 12 di ottobre, in compagnia sempre di Andrea Traini, assessore al bilancio del comune di San Benedetto del Tronto. Allora Andrea, prima parlavamo di ambiente, comunque che è un po' il settore che riguarda il tuo assessorato, l'impegno di questa amministrazione per comunque combattere il degrado, per tenere pulito l'ambiente, quindi anche per abbattere un po' i costi della raccolta differenziata. Tanti altri amministratori stanno portando avanti appunto queste politiche di raccolta differenziata, appunto per contenere anche i costi. Certo, perché più conferiamo in discarica più dobbiamo e meno si paga. Poi adesso c'è anche una diatriba importante per quanto riguarda il conferimento in discarica, perché proprio ieri si è riunita l'ATA rifiuti e per qualche mese saremo costretti a conferire a fermo con un aumento dei costi. Per un discorso appunto di autorizzazioni, certificazioni ARPAM, per alcuni mesi saremo costretti, comunque adesso non so, se speriamo il meno possibile, nella discarica di fermo piuttosto che quella insomma della GETA di ASCO, e quindi con inevitabilmente dei costi ulteriori che però, se il tempo sarà breve, potremo gestire nei migliori modi senza intervenire. Certo. E parlando di costi, Andrea, ovviamente entriamo nell'altra delega importante che tu hai, quella del bilancio, dicevamo, no? Quindi in un periodo come questo, dove tutti comunque gli enti si lamentano per mancanza di fondi, per difficoltà nei pagamenti e quant'altro, tu ci stai trovando dentro da qualche mese. E voglio subito cominciare con una nota dolente, nel senso, sui giornali di qualche giorno fa era uscita quella nota della dottoressa Talamonti, la dirigente, che comunque invitava tutti a fare attenzione alle spese perché c'è un problema di cassa. Quindi com'è la situazione? Il discorso è questo, chiaramente io ricopro appunto questo ruolo impegnativo relativamente al bilancio e ai conti del comune. Posso dire questo, che abbiamo fatto diversi incontri con i vari settori, quindi con i vari dirigenti, proprio per vedere un attimino qual è la situazione appunto di tutti i settori del comune di San Benedetto e poter fare poi una sintesi di tutto. È emerso che comunque spesso ci sono delle situazioni cosiddetti residui attivi. Residui attivi si intendono tutte quelle somme che il comune dovrebbe percepire, ma che si riferiscono a un periodo medio-lungo, quindi magari anche di più esercizi, se vogliamo. E quindi il monito è semplicemente stato quello di dire stiamo attenti di più al discorso delle entrate, monitoriamo meglio e in maniera più pressante gli incassi che dobbiamo ricevere, perché il Comune di San Benedetto del Tronto comunque spesso anticipa anche per i servizi sociali piuttosto che per altre situazioni, per vari enti che possono essere l'ASO, che possono essere la Regione, che possono essere... Ci sono diverse posizioni attive da dover diciamo implementare, controllare e soprattutto liquidare, cioè incassare. Quindi il messaggio era sostanzialmente questo, anche perché
dal punto di vista tecnico, io mi sono insediato da poco, però mi sono insediato in un sistema che da un paio d'anni è a regime a San Benedetto, che però riguarda ormai quasi tutte le amministrazioni comunali, che è quello del bilancio armonizzato. Armonizzato sostanzialmente è un bilancio molto più rigido, dove praticamente il monitoraggio delle entrate e delle spese è un monitoraggio sostanzialmente trimestrale, e che spesso, se non c'è un'armonia fra le varie situazioni di entrate e spese, sia certo, in conto capitale, quindi per gli investimenti, che per la parte corrente, quindi per le spese diciamo ordinarie, è chiaro che si possono creare delle problematiche. E quindi il messaggio che era stato rivolto dal dirigente era soltanto quello di stare un po' più presenti sul discorso di entrate, perché questo ci permetteva di stare più equilibrati e quindi poter intraprendere maggiori spese, avendo più liquidità. Andrea, quindi una prima fase di studio, comunque adesso per capire le varie situazioni, il 22 di ottobre ci sarà indicativamente il Consiglio Comunale, dove verrà approvato il programma di mandato, comunque verrà proposto il programma di mandato del sindaco, quindi da lì diciamo che ufficialmente partirà l'avventura. Con il 22 di ottobre ci sarà il prossimo Consiglio Comunale, nel quale ordine del giorno, insomma, ci saranno anche poi la presentazione delle linee programmatiche, il programma di mandato, che dir si voglia, e la presentazione anche del DUP, quantomeno il DUP è sostanzialmente un documento di programmazione, dove di fatto verranno anche grandi linee dettate le linee che questa amministrazione vorrà adottare e tenere presenti nel proprio programma di mandato e nella fase amministrativa. Questi documenti verranno presentati direttamente dal sindaco, il quale appunto illustrerà al Consiglio Comunale e a coloro che saranno presenti, perché comunque sia il Consiglio Comunale, essendo pubblico, permette a tutti di poter partecipare, di vedere quali saranno le linee guida principali su cui noi ci vorremmo attenere nel nostro mandato. Anche se in realtà poi anche lì bisogna vedere alcune situazioni, perché il tipo il DUP, documento unico di programmazione, è triennale, no? Certo, quindi certo, poi verrà implementato e nel corso del modellato tempo, nel corso del tempo. Chiaramente. Quindi però questi sono aspetti tecnici che poi al cittadino, insomma, interessa in un certo punto. Il cittadino vuole che qualche investimento, che qualche opera venga realizzata, e quindi, insomma, sostanzialmente dobbiamo dire quali di queste, insomma, vorremmo dare preminenza sostanzialmente. Andrea, una battuta velocissima, intanto ricordiamo agli ascoltatori che da domani fino a domenica ci saranno i festeggiamenti per la festa del patrono, quindi San Benedetto. San Benedetto, festa del patrono, che prevede diverse iniziative, con spettacoli, balli e cerimonie, e soprattutto c'è anche la processione storica che praticamente attraverserà la parte centrale della città e partirà dalla Madonna della Marina per arrivare poi al Paese Alto, quindi insomma è una festa molto sentita in tutta la città, non solo la parte centrale, e quindi speriamo, insomma, che il tempo ci venga a favore e che siano tante le persone che vengano alle manifestazioni e agli interventi che, insomma, sono stati programmati. E a proposito di festa, da ieri pomeriggio la città è in festa anche per questo primo posto della squadra di calcio, della San Benedettese, che dopo la vittoria sul Padova... Questa è una bella notizia, non solo perché io sono comunque da San Benedettese tifoso della Samb, no? Come molti di noi, ma è una bella notizia perché comunque dà lustro a tutta la città, perché comunque sia gli eventi sportivi inevitabilmente comunque hanno dei riflessi di carattere generale. Noi nel nostro girone abbiamo città importanti come Modena, come Parma, come Venezia, come Reggio Emilia, quindi essere lì, essere presenti può essere l'occasione per pubblicizzare ancora di più la nostra città, perché poi può essere l'occasione per intraprendere dei rapporti, far vedere in occasione della partita, no? Mettere a disposizione magari delle situazioni che permettono, insomma, anche a un comune cittadino di Reggio Emilia o di Parma che viene giù magari di vedere che magari qui a San Benedetto non c'è mai stato, certo, quindi di poter fruire del lungomare piuttosto che le interessanti attività. Opportunità legate comunque al gioco e allo sport. Non lo vedo soltanto fine a se stessa, non lo vedo soltanto fine al discorso sportivo, siamo forti, siamo belli, siamo bravi, ma no, è anche la possibilità di interloquire sempre con nuove persone. Domenica, per dire, sabato verrà il Sud Tirol è una squadra di Bolzano, sì. E quindi voglio dire, non penso che ci siano state tantissime occasioni, no, per poter
E quindi quante persone di Bolzano non conoscono San Benedetto, però magari seguono una squadra di calcio e con l'occasione si informano sulla nostra città. Io la vedo anche così, insomma. Andrea, grazie mille per la tua partecipazione, grazie per essere stato con noi questa mattina per una nuova puntata di Buongiorno Marcuzzo. Amici, noi vi salutiamo e vi diamo l'appuntamento domani mattina con un'altra puntata, augurandovi una buona giornata in compagnia di Radio R9. Ciao a tutti. Ciao, ci vediamo.